Sei accesa? Vabbè che sei aiutato l'oculista, ma non ci vedevi proprio, ti sei appiccica. Vabbè, oggi è martedì 26 ottobre 2015. Ah, ma che ne sanno, tanto. O carichiamo 6 anni dopo, dai. Sì. 2021 o 2015 fate voi. E siamo a Blera, provincia di Viterbo. Per la quinta volta. Ma sarà pure la 30ª. Però stavolta facciamo un giro diverso. Più bello. Sì, famo le gole del Bietano, poi andiamo a fare l'ex ferrovia, no? L'ex ferrovia Orte Civitavecchia, mi sa che era. Quella che ha portato proprio sì, io. Orte Civitavecchia, credo che sia quella. Sì, sì. Comunque abbandonata e noi ci camminiamo sopra. Sì. Pensa che culo, oggi hanno rimessa in funzione proprio oggi, ci stiamo a camminare noi e arriva il treno. Allora, e poi passiamo per i colori del Bietano, famo grotte, grotticelle, un po' di tutto. E vabbè, adesso passiamo prima sul ponte. Se non piove, aggiorna la fama. Sì, il meteo dice piove, non piove, noi cercheremo di ripararci nel miglior modo possibile. Apre l'ombrello. Quello non so, siamo portati. Vabbè, ragazzi, andiamo più avanti. Abbiamo i mantelli. Ma andiamo al ponte medievale, andiamo alla Graiata, a Paraponzi, Ponzi. Via. C'è anche Anita, eh? Ok, siamo sul ponte medievale. E questa c'è anche un sentiero. Attenzione, qua è scivoloso, eh? Sentite la cascata, qui c'è una cascatella, ma andiamo a vedere. Questo è un ponte medievale. Siamo sotto proprio la città di Blera. Vediamo un po' da qua, si vede, eccolo qua. Questo è il ponte medievale e questa sopra è Blera. Qui andando da quest'altra parte qua si va alla chiesa della Madonna della Selva, come dice il cartello, ma si va anche a Pian del Vescovo, queste zone qua. Poi lo faremo un'altra volta sto giro. E qui adesso ne andiamo al Colombaio, questo secondo me è uno dei colombari più belli della Tuscia. Guarda, c'è anche questa chiesetta rustica qui. C'è... qua. E qui c'è anche la necropoli della Lega, c'è il famoso colombario. Ora la faccio vedere. Ok, siamo al colombario di Blera. Attenzione sulla scala, eh! Attenzione sulla scala, che questa è scivolosa. Oddio! E attenzione ai gradini che sono scivolosi. E questo è il colombario di Blera. Secondo me è uno dei più bei colombari della Tuscia. Guardate che roba. Qui saranno qualche 500 nicchie almeno. Ammazza, che spettacolo. Che roba? Tutto preciso, eh. Guardate, mica solo là. Qui dentro. Attenzione che passo di qua, c'è un'altra. Quest'altra parte. O qua. Allora, riprendi la tua lampadina. Ok. Ok, siamo arrivati a questa piccola cascata con laghette, sempre proviene dalle colle del Bietano, quindi il fiume Bietano questo. Guarda che il fiume Bietano si chiama, no? Il Bietano si chiama il fiume. Sì. Come si chiama la cascata? La fontana sì. Allora Augusto fa la fontana dei Trevi, alla fontana del Bietano, vai. Così ci torni. Hoppala! Tornerai ancora qua, comunque a tratta ci ha tagliato, ci sei tornato lo stesso, eh. Vabbè. Forse è l'ultima volta che ci vengo. Ok, al contrario. Beh, mi sono staccato. A po' buia. Ah, sono andato in tua tomba. Ok, siamo dentro la cava buia di Blera. Questo sasso qui, l'ultima volta che siamo passati, era intero. Guarda, l'hanno tutto rotto, l'hanno tagliato, insomma. Hanno riaperto la strada. Qua sopra? Sopra c'è una tomba. Eccola lì sopra. Però non ne vale la pena salirci perché è tutto bagnato, quindi non si può salire. E poi qui ci sono altre grotte, destra sinistra. Sì. C'è un cunicolo, ricordi il cunicolo? Sta a il cunicolo sta a sinistra. Cunicolo, allora, il cunicolo era tutto continuativo. Poi sì, dopo si è crollato. La cava e l'hanno tagliato. Vedete, il cunicolo sta qua dietro qua. Sì, a sinistra. Questo qui a sinistra è il cunicolo. È arrivato. Queste qui sono altre grotte, vedete? Qui, ecco il cunicolo. Questo è un cunicolo
Stretto, stretto. Non ci vado perché mi vado sozzammo lo zaino. Non mi vado sozzammo lo zaino, quindi non ci vado, vai. Ok. Mai stato qua? Giuro, questo è il pezzo che non conosci. Bene, perfetto. Questa è con la Madonnina della Madonnina, insomma, l'edicola con la Madonnina, Ave Maria. Questa è un'edicola scaccia diavoli. Venivano messe spesso all'inizio delle vie cave. Sì, bravo, perché abbiamo trovato un sacco di... Sì, ho visto, ogni volta che entriamo dentro una cava buia c'è sempre un'edicola. Forse all'inizio alla fine, no, sì, vai, di solito inizio fine ci stanno sempre, comunque via. Ok. Blera. Oh, questa mica l'ho fatta. La bellissima cava buia di via di Blera. Guarda che spettacolo. Niente a che vedere sempre con la famosa Fantibassi, eh? No, no, no. Niente a che vedere. Senti, quando è stato il più bel giorno di vita tua? Ok. Quando qui è stato lui? Lo vedi? Quindi, quindi siamo su un punto panoramico su Blera, e lì la parte storica di Blera, questa è la parte nuova. Siamo sopra, proprio sopra le gole del Bietano e sopra il ponte del diavolo. Maria Regina della Pace, prega per noi. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Mo qui sotto non niente di che, però, cioè, se non c'eravamo mai stati, qui sotto c'è un'altra via cava, speriamo che ci passa il sentiero, va. Agunta, andava a impicciare nei cosi più strani. Ed eccoci qua, sull'antica via Clodia, quindi abbiamo trovato un'altra tagliata etrusca. Qui passava l'antica via Clodia, che poi era quella, la via Clodia, massa quanto era lunga, oh, fino a Norchia. Era lunga la Clodia, Roma. Le vecchie antiche strade romane. Poi è quella che è stata ripresa dalla via Claudia Braccionense. E quella? La via Clodia sarebbe la via Claudia, quella moderna di oggi? Questo non lo so. Lei, te sei presa la responsabilità di te, quindi se tu hai sbagliato, sei sbagliato, è stata colpa tua, io non c'entro niente. Porti fuori strada gente così. Sì, è vero, è vero. Quindi a questo punto possiamo dire che anche l'acqua Claudia ha ripreso la via. Ok. Chissà. Ecco Augusto che beve la fontana Ancensia, una cosa del genere. Oh, se durante il percorso muori io te lascio là, te lascio sulla ferrovia vecchia, È uno spettacolo. Adesso mi tocca vedere, però comunque se non era potabile ci stava scritto, no? Sì, bene. Quindi è stata restaurata nel 1920, ricordate, C'è anche un piccolo ristoro qua. C'è un'altra Madonnina scaccia diavoli. O passante che passi per la via, volgi lo sguardo a salutare Maria. Ammazza, un genio questo che si è inventato sta cosa, sì, un poeta proprio. Secondo me ha avuto l'acqua. Una puzza d'animale morto, come senti che puzza? Ho due le cose. O è l'animale morto, un cinghiale, posso quello che sia. Io. O è Augusto che si è buttato l'acqua della fontana e già sta nel purificazione. Sono passati 4 minuti già. È veloce questa acqua. Tocca portare un po' più di persone a bere quell'acqua. Miracolosa. Vabbè. Siamo andati a prendere la ferrovia abbandonata, Abbiamo superato adesso il sentiero che porta al ponte del diavolo e ce lo facciamo al ritorno. Adesso andiamo sulla ferrovia abbandonata. Ok, non sembra, ma siamo sulla vecchia ferrovia Civita Vecchia Capranica. Orte. Civita Vecchia Orte. Civita Vecchia Orte. Questa l'ha fatta Bonanno di Miniporto. Mussolini, chi ha fatto? Mio nonno, Mussolini questa. Ah, ha fatto tutto? Sì, sì. Ok, siamo sulla vecchia ferrovia, anche se non vedete più le traversie, niente, hanno levato tutto e c'è rimasto solo un sentiero. Vedete, questi erano i muri che costeggiavano la ferrovia. Sì, sì. Qui adesso noi costeggiamo famo tutta sta ferrovia. Una cosa bella che c'era. Infatti io ero convinto che trovavamo ancora le traversie che camminiamo sulla ferrovia. No, se sono venute tutte. Invece no, vabbè. Era più bello se c'era ancora... Io ho fatto il tratto Gallese-Vignanello. E questa è? Sì, però la Gallese-Vignanello, ci sono ancora i traversini, c'è tutto, c'è il ponte di ferro, uno spettacolo, Invece qui c'erano fatti apposta film. Pensavo di trovarla ancora, invece... Sì, no, perché qua hanno ricordato tutto. Ok ragazzuoli, siamo al Parco Regionale di Marturanum, ingresso Fontanaccia, Comune di Barbarano Romano. Questo è il famoso, la famosa tomba del cervo, che è il simbolo di Marturanum. Cervo e lupo. Se andate alla tomba del cervo, c'è stato cervo qua con il lupo che si stanno a menare via. È una tomba, si chiama la tomba del cervo. Bello, esatto? Molto bello. Perfetto. Dove io ho fatto la fotografia che mi è caduto giù il bastone. Azzarola, si è caduto il bastone di sotto, sì, mi ricordo. Ok ragazzi, possiamo andare. Sì, facciamo un bel panino qua, va. Siamo al vivo, siamo da ferrovia, siamo sotto Barbarano Romano, vedete il sentiero che sale su Barbarano. Invece noi prendiamo questo qua, Blera,
Sentiero dei Valloni, noi facciamo il Sentiero dei Valloni dove incontreremo tutte le mole con le cascate e compagnia bella. Che fate? Tu vedi dall'altra parte, te ne vai? Ah, vai, 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 sì, spiagge di canale, ok. Andiamo all'area picnic e se mangiamo un panino. Oh, hanno messo i tavoli nuovi, però uno vecchio hanno lasciato il ricordo di quelli che ci stavano prima, eh. Guarda qua, due nuovi de secca, quello è quello vecchio di prima. Infatti è quello là, ecco quell'altro, perfetto, quindi andiamo a fare esercizio. Ok, prendiamo, andiamo verso Blera, prendiamo il sentiero dei Valloni. Adesso facciamo le mole, una, due, tre, quattro mole, quante so. E ce ne andiamo di nuovo a Blera, ha cominciato a piovere, speriamo che sia passeggera, va. Ok. Sì. Ed eccoci nelle bellissime gole del Biedano. Adesso un po' qui sarà... Se cammina lungo il fiume tra mole, cascate, giusto signor Augusto? Assolutamente sì. C'è qualche grotta, tomba che anche che ci può tornare utile nel caso piove più forte. Se imboscamo dentro. Se imboscamo dentro, vedi lo zaino mi sono messo pure il coso. Se no c'è l'ombrello. Per copri zaino. Pure io c'ho copri zaino. Pure zaino, vedi, se lui si è fatto. C'ha il giacchetto che fa copri zaino e copri a gusto. Se no c'è l'ombrello. Copri zaino e copri a gusto. Ma perché continui a dire la seconda mola? Siamo alla prima mola. Bene. Oh. Io perché da solo ho letto seconda mola su in cima, quindi qui non ho letto il cartello, ho letto mola, pensavo c'era scritto seconda mola. Se tu fai 10 metri più sì, ho visto, c'è scritto seconda mola, che comunque non è, questo è un riparo naturale. La prima mola è questa qua. La prima mola sotto le gole del Biadano è questa, vedete la costruzione? Qui c'era una mola, c'era un mulino, quello che sia. È sparito tutto. È sparito tutto. E poi c'è sto riparo naturale, come ha fatto sto sasso a finire qui sopra, lo sa solo lui, guarda. Sembra che ci hanno appoggiato che mai, neanche se è stato lì a metterlo lì sopra. Augusto detto Ercolino. Augusto detto Ercolino. Allora, divieto di accesso, pericolo crolli. Siamo alla grotta dei mostri. I mostri sono, chiamiamo noi qui fuori. E questa è la grotta. Qui c'è anche una corona, se vedete qui devono fare. Devono fare un, mi salevo, un imperatore. Devono eleggere il nuovo imperatore. Ecco la corona, eccolo qua. Augusto imperatore, eccolo qua. Augusto imperatore. Oh, hai capito? Che spettacolo. Hai capito? Sta tarantella. Comunque, vabbè. Grotta dei mostri, gole del Biedano. Non si può entrare perché c'è pericolo crolli. Noi ci avevamo il fiuto per le tagliate etrusche. Ne abbiamo trovata un'altra, inedita per noi, conosciuta agli altri, ma per noi è la prima volta, vieni qua. È pure bella, c'è pure belle pareti alte alte. Questa è la prima volta che entro dentro sta tagliata, non l'avevo mai vista questa. Sono passato 3-4 volte in questa zona qui, ma non sapevo l'esistenza di questa tagliata. Oh, cava buia, scavata dagli etruschi, eccola! Spettacolare pure questa, ennesima tagliata trovata da Fernando. Che bella! Mamma mia, un giorno metto insieme un video con tutte le tagliate che ho fatto. Ne ho fatte tantissime qui nella zona della Tuscia, quindi quelle che mi mancano saranno quelle che non conosce proprio nessuno. Eccola qui, ora percorriamo un pezzo, le faccio vedere un pezzo. Cazzarola bella pure questa. La mia prima tagliata è stata la Fanti Bassi. Poi dopo metto a confronto tutte queste altre tagliate con la Fanti Bassi, è un po' difficile perché quella secondo me è la regina delle tagliate. Anche se quella di Norchia è un po' più stretta, sicuramente più lunga, ma non alta come la Fanti Bassi. Cioè guarda questa, gira addirittura qua dietro. Ma che roba! Yeah! Ma che spettacolo! Perfetta, bellissima! C'è anche la curvetta qua, yeah. Stupenda! Ed eccoci qua, siamo alla seconda mola, vedete il ponte? E qui ci sono dei cartelli che spiegano. C'è itinerario in Tuscia Romana. Vedi che c'è la salamandra? La salamandrina? Mi sbaglio? Sì, dovrebbe essere lei, quella dagli occhiali, come la si chiama là. Sì, sì. E questo è il ponte da mola, guardate che bel laghetto qui sotto che è. Eccola qua. Seconda mola, Sarignano, Cava, Cerquede.
Noi però andiamo di là dopo, eh. E, ma faccio... Sì, ma... No, sì, che crolla, sono 500 anni che sta qua, boom, ultime parole famose. Ma c'è stato il sentiero, eh? C'è passato il sentiero qua sopra, il sentiero dei Cerqueti. Lo vedi, guarda. Sì, sta piove. Attraversamento del fiume Biedano, attenzione che si casca Augusto Ridemo, eh? Attento che non sei un casco io qua però. Vieni, vieni. Beh, se fai, per far finta te butta dentro l'acqua però. Se, se gioca, gioca te, che si casca sei risate. Tu continui a giocare. Vabbè, va. Oh, guarda, oh, se piove abbiamo un ombrello, guarda un po'. Ecco qua. Guarda che foglie. Ecco qua, guarda. Oh. Ecco qua, questa. Guarda che cappellone che è. Questo ed ecco anche Vicenzo, perché Vicenzo mio padre. Sì. Guarda dove sta questo là sopra. Sì. Allora, siamo alla terza mola, sempre lungo il fiume Biedano, le gole di Blera. Guardate Augusto dove sta, ma non so se lo vedete, ma... Augusto, fatte vedere! Con là sopra, va. Sta sopra il ponte, sta sopra alla mola. Eccoci qua. Terza mola. Cazzo strilli poi, dico. Ma che te strilli? Eccola. Perfetto, mamma mia, sta piove. Oh. Siamo arrivati al ponte. Eccoci arrivati al ponte. Un passaggio scavato sotto la roccia. Mi vengo dietro. Io mi aggancio a Vincenzo, me faccio dire. Guardate che spettacolo. Sopra la testa proprio sto sasso messo così, oh mamma mia. Fatemi passare, va. No, volo solo passare, sbrigarmi a passare sotto sto sasso. Io via all'improvviso a casca adesso, dritto per dritto sulla testa mi via. Questo è il passaggio che porta alla quarta ed ultima mola. No, lo sa, scende lui. Sì, e devo sentire qui sotto tanto. Le radici, Vincenzo, le racchette sulla mano, ecco. Olè. Eccoci qua, siamo alla quarta mola. Usate le radici che avete sulla parete. Secondo me, vabbè, ce l'ha fatta. Questa è la quarta mola, ve la faccio vedere. Purtroppo qui non ci so cascatelle, nemmeno in questo momento perché l'acqua è poca. Però se forma una cascatella su quella specie di finestrella, no, neanche, perché è chiusa. Quindi così è. Quarta mola, gole e fiume del Biedano. Blera Barbarano, fa pure rima. Oh, gole e fiume del Biedano a Blera Barbarano. Peggio di un poeta. Il guado, ennesimo attraversamento lungo il fiume Biedano. Anzi, ci hanno buttato un po' dei tronchetti, va. E guarda che i tronchi hanno fatto peggio, perché hanno fatto tipo una diga qua, non lo vedi? Qua si cade. Infatti l'acqua si alzava troppo qua. Attento che si cade. Ole, bravo Vincenzo, con piede sicuro, male che va, buttate i piedi dentro l'acqua, sti cazzi. Ma prendi il Bob. No, ho fatto la scivolata. Vediamo qua. Specializzato. Il Bob. Un eremo. Ah, te lo ricordi il Bob dell'altro giorno? Io e te ecco là, ormai Vincenzo è partito, chi lo ferma più? Con la Marivia sotto... che se che per me io in braccio a me portavi andavamo tutti, cioè andavamo o andavamo di sotto o andavamo dentro all'eremo Strugiano. Ok, entro solo un pezzetto per farvi vedere, ma questa grotta è lunghissima, è la grotta dei pipistrelli.
Immaginate perché si chiama così. Intanto sono usciti in branco, sì, in branco, che so, i cinghiali. Ne sono usciti tutti quanti insieme, sono usciti in una corsa. Guarda, hai visto lassù stava uno? Guarda quanti ce ne stanno lì sopra, guarda! Là, basta che gli metti la lampadina, volano. Mamma mia, mi metti paura a me queste grotte, questa è lunghissima poi. Ma che utilizzo sempre. Ah, non so, questa è una cava, penso sia una cava, una vecchia cava. Vedi il pipistrello là, mi volo, vabbè, io ci sono stato là dentro. Stanno i pipistrelli che volano, eh. Guardate lì sopra, ci sono tutti dei segni, geroglifici, come si chiamano? C'è un occhio, c'è tipo tutti segni strani, sembrano fatti da, che ne so, dagli etruschi, dagli egiziani, invece no. L'ha fatti Narduzzi. Incontrarsi, armoniarsi, opera di Francesco, se c'è, è tutto. Fammi un po' pulire il cartello. Sì. Eseguita nel mese di giugno 1997. Il patrocinio amministrazione con due. Oh, pure il patrocinio del comune, capito? Per fare quella stronzata lì sopra. Vabbè, certo, ma soprattutto vedi come ci è arrivato là sopra questo. Che è venuto con l'auto, che è venuto con l'autocru e fa quei cosi. Vabbè, va. Abbiamo guardato il fiume, non ci crederete, venne a vedere l'opera Narduzzi. Spettacolare. Non ci andate, guarda, prima perché bagnati i piedi. Secondo perché. Comunque questo possiamo dire, Narduzzi non c'ha niente da fare. Scusate. Ecco, vedete? No, no, lasciatelo. Opera Narduzzi. Lì, che poi se tu non ci fai manco casa al Salocchi, manco se ne accorgi, ma che ha fatto qui? Ho visto lì, vedi lì, sembrava. Sì, sembrava quella, sì, quella cosa. Qua, Cos'è che ha gusto? Il re dei guadi del Biedano. Ed eccoci finalmente arrivati al Ponte Romano. Ponte a tre arcate, se non mi sbaglio, era. Eccolo qua. Sì, infatti a tre arcate. Guardate che bello. Questo, se non mi sbaglio, è del terzo secolo avanti Cristo, ma potrei dire una stupidaggine, non mi ricordo, l'avevo letto, ma. Eccolo qua. Ed ecco il famoso Ponte Romano, detto anche Ponte del Diavolo, nelle forre del Biedano, lungo il corso del fiume Biedano. Praticamente stiamo sotto Blera qui. A questo punto, sapete che ti dico? Ok. Sì. Si è accesa qui? Yes. Vabbè, il giro è finito, 13 km, l'orario non ve lo so dire, 5 ore, non ne so, quanto ci abbiamo messo? Vabbè, avevamo fatto le gole del Biedano, la ferrovia abbandonata, che di ferrovia non c'è più niente ormai, è diventato un sentiero perché le traversine se le sono portate via. Ciclabile. Sentiero ciclabile. I binari, le traversine, tutto. Orti comuni. Vabbè, salutiamo l'amica di Anita, quanto si chiamava? Clara. Ciao, Clara. Hai visto? Grazie a Clara. Guarda, a Clara ti presenta a gusto. Grazie a Clara. Ti presenta a gusto. Grazie a Clara. Grazie a Clara. Fa la persona seria, dai. Sei, come sei? Grazie. Perfetto. Va Clara, stava a piangiro perché a gusto è stanco. Quando a gusto è stanco non ci capisce più niente. Ed eccoci che siamo dentro il borgo di Blera, quindi l'escursione finisce qua, vi saluto, vi ringrazio, forza Roma, passa Lazio. Mi, sì, che sta a fare la cosa, tu guardi quello che aveva gli schiaffi in testa, si chiamava? Sì, non ricordo. Si chiamava? Erano tre. Vabbè, lo vediamo al prossimo video.